questo video vorrei trattare un argomento spesso sottovalutato da molti miei colleghi, e cioè il karma, ovvero la legge di causa-effetto. Se non l'hai ancora fatto, scarica ora l'anteprima gratuita del mio libro La mente quantica, scritto insieme a William Bishop, grazie al link che c'è in descrizione nel video. Se noi guardiamo in giro, spesso sentiamo parlare del grande potere della mente, il fatto che basta riprogrammare i propri inconsci, lavorare sulle convinzioni limitanti, per cui in tanti anche ci ripropongono straordinari pacchetti di frequenze particolari che basterebbe ascoltarle per cambiare completamente la nostra esistenza. In realtà questo è un tipo di lavoro molto importante, ma che lavora soltanto su quella che viene chiamata la mente inferiore. La mente inferiore non è altro che l'inconscio, con tutti i suoi limiti, le sue potenzialità e con tutta la sua programmazione mentale che ci deriva appunto dai genitori, dai media, dalla scuola, dalla società, eccetera, eccetera. Ma esiste un'altra mente altrettanto importante, che è la mente superiore. La mente superiore è la nostra essenza, cioè quella parte di noi più energetica, più sottile, ma che risponde a delle leggi ben diverse. E senza una giusta integrazione tra la mente inferiore, inconscio, e la mente superiore, l'essenza, cioè quello che siamo noi realmente, spesso la gente si ritrova a fare magari grandissimi lavori di riprogrammazione mentale per poi notare che alcuni aspetti della propria vita comunque non cambiano. In questo video voglio parlare in particolare del karma, della legge di causa-effetto, che è molto importante. Perché? Perché in realtà questa legge ci dice che tutto quello che emaniamo torna indietro, e questo vuol dire che le nostre azioni, il nostro modo di pensare, il nostro modo di agire e soprattutto tutto quello che noi facciamo agli altri tende poi a tornare indietro da noi, tende a tornare al mittente. Quindi nei momenti in cui io volutamente faccio del male a qualcuno e faccio passare a questa persona un brutto quarto d'ora, ma per i motivi più disparati, tendenzialmente dovrò prepararmi a pagare quello stesso tipo di qualità energetica che ho fatto passare a quella persona. Quindi se per esempio l'ho fatta disperare, magari perché l'ho licenziata, qualcuno potrebbe pensare che magari io a mia volta sarò licenziato e proverò lo stesso tipo di disperazione. Ma in realtà questo è un grandissimo equivoco sul karma, perché non è la legge del taglione, cioè che tutto quello che faccio mi torna esattamente indietro, ma si tratta di un discorso qualitativo. In altre parole, io farò passare un certo tipo di qualità emotiva ed energetica a una persona e io dovrò passare quel tipo di qualità emotiva, ma magari grazie o per mezzo di qualcosa che è completamente diverso da quello che io ho fatto a quella persona. Ad esempio, tornando al discorso del licenziamento, magari nel mio caso potrebbe accadere qualcosa, magari a livello sentimentale, che mi fa passare esattamente quella stessa qualità emotiva ed energetica che ho fatto in qualche maniera vivere alla persona che ho preso di mira. Ora, come funziona un po' il karma? Il karma funziona sul concetto di consapevolezza. Quindi se io in qualche modo faccio del male coscientemente, il karma allora funziona. Se io dovessi farlo inavvertitamente, cioè magari ho tutte le buone intenzioni di aiutare qualcuno, ma il mio agire in qualche modo attiva invece magari una valanga di eventi negativi nei confronti di questa persona, in realtà non emetto karma negativo. Però potrei emetterlo nel momento in cui io mi rendo conto di aver fatto del male a quella persona e da lì nasce un forte senso di colpa. Creando il senso di colpa, per la legge del tutto ciò che emano torna indietro, poi mi andrà a causare comunque anche questo una serie di eventi negativi. A questo punto qualcuno potrebbe pensare: molto bene, allora io da questo momento comincio a fare del bene volutamente, comincio a fare comunque beneficenza e comincio a aiutare il prossimo. Lo faccio perché in questo modo il karma farà in modo che mi venga indietro qualcosa di positivo. In realtà qui c'è qualcosa di distorto, qualcosa di egoistico, cioè tu fai del bene sperando che ti torni del bene. Se lo fai in questo modo emetti un'onda distorta e un'onda distorta ti ritornerà indietro. Quando noi facciamo del bene, quando decidiamo di aiutare gli altri, occorre farlo in maniera del tutto spontanea. Quindi non bisogna farlo perché vogliamo un tornaconto, vogliamo qualcosa indietro. Questo è molto importante. Quindi affinché ci possa essere un karma positivo, occorre cambiare modello di pensiero, passare da un modello egoico, egoista, passare a un modello di spontanea volontà di fare del bene agli altri, che è molto importante. Il karma in qualche modo è più complesso di questo, perché tiene anche conto del fatto che quello che viviamo
sono tutta una serie di lezioni di vita che ci possono permettere di evolvere e di andare avanti, ma magari questo argomento lo tratterò in un prossimo video. Bene, spero che questo video ti sia piaciuto, se ti è piaciuto mi raccomando like, pollicioni in su e mi raccomando se non ti sei ancora iscritto al canale iscriviti adesso e clicca sulla campanellina così sarai sempre avvisato su ogni nuovo video. Mi raccomando condividi questo video, io ti mando un abbraccio grande e ci vediamo al prossimo video, ciao!